siamo all'interno di un procedimento amministrativo che consentirà appunto a Teramo di avere, a Teramo città capoluogo, di avere un teatro, un nuovo teatro degno della sua storia. Insomma, abbiamo intercettato queste risorse a valere sul PNRR e oggi, attraverso questa comunicazione istituzionale, annunciamo la fase dell'iter amministrativo partecipato dal 17 marzo, con la presentazione del teatro ovviamente nel dettaglio da parte dei progettisti. Si aprirà il confronto con la comunità, con la città, con tutti gli attori istituzionali, che si inserisce all'interno di un procedimento molto stringente, perché si tratta di un finanziamento PNRR, 10.800.000 euro che sono stati intercettati e che dovranno portare alla conclusione ovviamente dell'iter in tempi strettissimi, con la chiusura, come tutti i tempi del PNRR, entro giugno 2026. Per illustrare brevemente le novità, quali saranno? Sono le caratteristiche, insomma, che noi, come è già agli atti, quindi già scritto, già agli atti di input da parte dell'amministrazione, quindi un nuovo teatro che passi per l'accesso principale da Corso San Giorgio, uno sfruttamento degli spazi che consenta di non realizzare solo un nuovo teatro, ma di destinare tutti gli spazi alla vita culturale collettiva delle associazioni, la realizzazione di un ridotto, diverse sale prove che consentiranno appunto alle associazioni di vivere questo spazio H24, e viene restituito alla degna storia culturale di Teramo città capoluogo. Potrà essere anche un cinema. Abbiamo chiesto appunto di prevedere anche la possibilità appunto di proiettare ovviamente immagini, video, film, però diciamo resta, e questo è un input chiaro, una caratterizzazione, deve avere una caratterizzazione definita, chiara, centrale, come teatro. Siamo qui ad invitare la cittadinanza a partecipare a un evento che l'amministrazione comunale farà il 17 per spiegare, per illustrare, i progettisti illustreranno ai portatori interesse, ai stakeholders, lo studio di fattibilità rimesso all'amministrazione comunale affinché si apra quella fase partecipativa per poi arrivare alla progettazione proprio esecutiva del nuovo teatro comunale. C'era bisogno di riqualificare e rivedere l'attuale teatro? Sì, assolutamente sì, sia per quanto riguarda la funzionalità del teatro, sia per quanto riguarda l'adeguamento alle norme tecniche. Cosa fondamentale è anche ricostruire l'accessibilità al nuovo teatro comunale tramite accesso diretto da Corso San Giorgio. I tempi sono quelli scanditi sempre dai fondi PNRR, quindi entro il 2026 va tutto completato. Sì, entro giugno 2026 dobbiamo non addirittura rendicontare, pertanto si spera di completarlo prima.